Ciao amici, sto andando su un posto che si chiama Laguna del Mort, che con il tramonto del sole dovrebbe darmi degli spunti interessanti fotografici. Sono per strada, arriverò fra poco, ci vediamo direttamente lì. Eccomi qui amici, sono appena arrivato, vado verso la spiaggia e andiamo a vedere un pochino com'è. Non c'è nessuno. Volevo controllare un po' la mappa per capire se potevo evitare la parte lì, ma dopo ho visto che là in fondo ci sono delle persone che camminano, quindi c'è il passaggio a quella parte, mi sposto subito di là. Sì, alla fine mi conveniva prendere subito la prima strada a destra, invece di far tutto il giro in mezzo al fango. Vabbè, andiamo. Ecco dove mi trovo. Mi sono portato qui, in questo punto un po' più nascosto. Lì c'è il sole che sta tramontando, qui c'ho la barchetta. Mi sono posizionato qui con la Sony Alpha 6004 con il 1018 f4 e sto facendo un po' di scatti da questa angolatura di campo. Guarda, più o meno è quello che vedrà la camera. Seduto qui attenderò adesso che il sole cali un pochino. Perché sono venuto via con la Sony Alpha 6004 e non con la Canon EOS R? Beh, soprattutto per il posto dove mi trovo, dove dovevo venire qui a camminare, mi serve un prodotto leggero, pratico, non ingombrante. Dopo con la EOS R dovevo girare comunque col treppiede quello grande, nonostante sia in carbonio un po' più leggero, ed è più scomodo praticamente venire in questi posti e fare questo tipo di fotografia. Quindi l'Alpha 6004 con il 1018 è veramente comoda, perché è molto compatta, ha una qualità comunque elevata e dopo vedrai anche le foto, insomma. Non so se ci fai caso, ma guarda con che velocità la marea sta tornando verso il mare, che lì c'è il mare. Guarda come corre, si sta ritirando. La cosa anche divertente sta nel fatto che ho qui un filtro neutro, ok, però non ho l'attacco io sulla Sony, quindi cos'è che faccio io? Vado ad accendere la Sony, vado a ridurre un po' i tempi per schiarire la barca e vado praticamente a tenerlo davanti, messo a mano, anche un po' inclinato. Guarda, il lato positivo è che posso anche inclinare. Utilizzo lo scatto ritardato di un paio di secondi, così ho il tempo anche per posizionarmi bene. Tipo adesso era venuto fuori il mio dito. Rifacciamo, mettiamo a fuoco, via. Un po' più laterale, perfetto. Devo ricordarmi di non lasciare roba in giro, perché ho lo zaino là in fondo, qui ho il filtro, qui ho la fotocamera, i pezzi, i vari treppiedi in giro. Il sole sta tramontando, via con le foto. Il sole è tramontato, adesso mi sposterò un po' più in fondo lì a provare a fare due foto e poi si va a casa. Prendo su l'attrezzatura. Vamos!
Volevo fare questa inquadratura, ma il sole è già andato giù, quindi non viene bene. Ho già provato. Ciao ciao mare, ci vediamo. E ce ne torniamo a casa. Andiamo a prendere l'auto. Via. E io prima ho fatto il giro del globo e alla fine avevo 50 metri e arrivavo subito dall'auto. E vabbè, però non avrei visto il mare. Durante questo video ho visto delle immagini che ho realizzato in quel bellissimo contesto, con quella bella luce, con quel bel tramonto, ed ovviamente sono immagini già post prodotte e come le ho gestite. Quindi ti porto qui davanti al mio computer e andiamo a vedere assieme come ho gestito queste immagini. Quindi eccoci qui nel desktop del mio computer. Allora, io sto utilizzando per lo sviluppo di queste immagini Capture One Pro versione 20. Se ti interessa questo software, vai qui sotto nella descrizione, troverai il link al mio corso, un nuovo corso che ho appena pubblicato, un corso di base per imparare a utilizzare questo software. Ma vediamo che cosa ho fatto su queste immagini. Ho selezionato 5 immagini, ne ho lavorata una e poi ho replicato le modifiche sulle altre immagini, ovviamente andando poi a fare dei piccoli ritocchi. Ma vediamo questa immagine. Inizialmente era così e poi sono arrivato a questo punto. Vediamo cosa ho fatto. Vado a resettare l'immagine, così era l'immagine come l'ho scattata. In Capture One il workflow ha una logica, ma si può personalizzare. Si parte innanzitutto con la correzione dell'ottica, ha già preso il profilo dell'ottica, corretto le eventuali distorsioni. Io vado solo a raddrizzare un pochino l'orizzonte perché è un po' storto, infatti eccolo lì e siamo a posto. Non faccio altro, passo direttamente all'editing del colore. Capture One funziona in questo modo: il workflow, gestione dell'ottica, distorsioni, colore, poi esposizione, poi eventuali nitidezza, eccetera. Nella gestione del colore io vado a lavorare in questo modo. Prendo questo strumento, bilanciamento del colore, che mi fa agire sulle tre aree: ombre, alte luci e mezzi toni. Quindi procedo a gestire colore, saturazione e luminosità di questi aspetti. Già qui posso vedere una bella differenza prima, dopo, vedi come è già cambiata l'immagine. Adesso vado a gestire l'editor del colore, ovvero vado a gestire la tonalità, saturazione e luminanza di singoli colori all'interno del mio fotogramma, della mia immagine. Procedo. Ok, finito anche con l'editor colore, vado a correggere un po' il bilanciamento del bianco, vedi, la scaldo un pochino e adesso posso passare al pannello esposizione per gestire tutto quello che è l'esposizione dell'immagine, quindi via anche in questo caso, contrasto, luminanza, ombre, luci, eccetera. Ed eccomi qui, sono arrivato al termine della post-produzione dell'immagine. Vediamo, questa era l'immagine all'inizio, questa è l'immagine alla fine. Adesso vado solo a regolare alcuni punti di nitidezza applicando un presettaggio che è quello che utilizzo io per la nitidezza sull'immagine e non mi resta che esportare questa immagine per pubblicarla sui miei social, eccetera. Ovviamente ci sono margini di miglioramento su questa immagine, su questa fase di sviluppo, si deve schiarire un pochino qui il palo alla sinistra, eccetera. Ci vorrebbe una lezione solo per spiegare la post-produzione, lezione che farò su questa immagine che andrò ad inserire sul mio corso base su Capture One Pro versione 20. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto sul pollice metti un like, iscriviti al canale e un clic sulla campanellina e fammi sapere sotto nei commenti cosa ti pare, se ti è stato utile, se ti piace questa tipologia di video. Ciao da Alessio e ci vediamo al prossimo episodio.